EA Sports, pronto a offrirvi le emozioni del grande calcio direttamente a casa vostra. Protagonista questa sfida che ha monopolizzato l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. Se ne è parlato moltissimo nella vigilia. Adesso le chiacchiere lasciano spazio al campo e siamo pronti a goderci la cosa più importante, lo spettacolo, questi 90 minuti, e capire chi avrà la meglio. Siamo pronti a vivere un'altra pagina importante di calcio, gara da non perdere, in grado di assicurare emozioni dall'inizio alla fine. Qui è Piero Gipardo che vi parla, con me Lele Adani, club protagonista della sfida che commenteremo oggi. Tifosi, c'è il clima partita, il loro contributo può essere ovviamente decisivo. Il calcio è la nostra passione, il calcio è della gente, di tutte le milioni di persone sparse nel mondo. Permettimi di rivolgere loro un saluto e un ideale abbraccio. Romão, ottima chiusura del difensore. Concede la touche, la rimessa laterale. Si affacciano nella tre quarti. Possesso regalato. Cerca il tocco profondo. Palla in palo laterale. Recuperano bene nella tre quarti avversaria. Prosegue l'alternanza del possesso palla con parecchi problemi di palleggio. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Occhio a questo lancio. Il cross verso il centro. Palla che viene spazzata. Occhio che guadagna metri. Hanno la chance per portarsi avanti. 1-0, è arrivato subito il vantaggio. Gioco che riparte, c'è una sola lunghezza da recuperare, quella del gol appena subito da International. Entra con decisione. Pallone profondo, interessante. Un gol magnifico, non ha lasciato scampo al portiere. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Frank, palla profonda questa, interviene ed evita guai. Va alla giocata lunga, c'è il tiro dalla distanza, il portiere attento, parata facile su questo tiro. Frank segue l'avanzata. Pallone è uscito, sarà rinvio dal fondo. Finisce col perdere palla. Il cross in area. Intervento provvidenziale, recupera palla e evita guai. Alza la parabola, buona idea. Anticipa tutti su questo cross e spazza. Capisce tutto e riconquista palla. Provano ad avanzare. Lascia partire il cross. Ci pensa lui a spazzare via. La palla dentro. Gioco fermo e gol annullato per fuori gioco. Credo sapesse benissimo di trovarsi oltre l'ultimo difensore. La prima cosa che ha fatto dopo aver segnato è stata voltarsi verso l'assistente.
riconquistano bene palla qui. Azione interessante questa, attenzione. Sembrava un'azione interessante, come l'ho detto. Possesso perso. Crea nessuna difficoltà al portiere. Non deve perdere la testa. Si ripartirà con un calcio d'angolo. Arriva il portiere, ma non è finito. Evita guai. Resta poco da giocare in questo primo tempo, giornata qui decisamente no per la squadra di casa. E se non corrono immediatamente a impare il passivo rischia di farsi ancora più pesante. Un gol bellissimo, accalciato di prima intenzione, traiettoria fantastica. Si torna a giocare con l'International che hanno appena accorciato l'istanza e sono a meno uno. Tengono palla, non vogliono correre rischi. Recupera palla, interrompe l'azione. Può avanzare a spazio, la mette nel mezzo. Occasione che vola via. Interessante in profondità. E il portiere dice di no. C'è il segnale di chiusura che decreta la fine della prima metà di gara.
è una di quelle partite che fanno la gioia di tutti gli appassionati del gioco più bello del mondo, perché qui ci sono il fascino, la magia, lo spettacolo del grande calcio ed è tutto racchiuso in 90 minuti che ci terranno certamente incollati sulle nostre poltrone. Mi raccomando, non cambiate canale, ma forse non c'è nemmeno bisogno di dirlo vista la bellezza di questo match. Tifosi arrivati in massa allo stadio per sostenere la propria squadra, non è una sorpresa, questa non è una partita come le altre. Piero Gifardo vi dà il benvenuto sulle frequenze di eSports, un saluto ovviamente anche a Lele Dani, club protagonista della sfida che commenteremo oggi. Mi aspetto una sfida stellare, Lele. Il calcio è la nostra passione, la nostra ragione di vita, Pier, ma cosa vogliamo di più? Cosa chiedere di meglio che poter assistere a un match dal vivo? Dimmelo tu, io spero solo che lo spettacolo sia all'altezza delle aspettative. Termina fuori, sarà semplice rimessa dal fondo. Frank. Pallone che si spegne sul fondo e sarà dunque rinvio. Sbaglia la misura del passaggio, pallone che termina in out. Lancio fuori misura, palla che termina la propria corsa oltre la linea laterale. Si libera dell'avversario. C'è il tiro. Palo, ma il pallone torna in campo, pericolo. Palla che supera la linea, sarà rimessa laterale. Tentativo apprezzabile, meritava miglior sorte, la palla respinta dal palo, vantaggio solo sfiorato e il risultato resta in bilico. Esatto, chance per passare in vantaggio, portiere super qui, intervento prodigioso, ha passato la saracinesca, da qui non si passa, non trattiene, occhio alla possibilità. Decisivo il portiere sul tentativo dell'attaccante, ha tolto dalla porta il pallone del possibile 1-0 con un intervento di grande spessore. Bravo il portiere nonostante il pressing. Inizia da qui la sua avventura con questo club, il primo approccio è sempre particolare, c'è la voglia di partire bene, anche il timore di strafare, vedremo quale dei due aspetti prevarrà. Fondamentale era l'arrivo di un centrale per puntellare una difesa che evidentemente non dava sufficienti garanzie. Pier, il suo acquisto nelle intenzioni del tecnico dovrebbe rendere il reparto più impermeabile. Batte lungo, palla che è uscita di poco. Avrebbe dovuto sfruttare meglio questa occasione da distanza ravvicinata. Pier ha chiuso l'azione con una conclusione potente ma non precisa. Fatica a tenere il pallone. Interviene a lontano. Legge bene la situazione. Entrata completamente fuori tempo, qui rischia grosso. L'arbitro mette mano al taschino ed è rosso. Questa espulsione potrebbe pesare parecchio alla fine. Ora la pressione è tutta su di loro. Cross sul palo lungo, l'uscita del tessino del portiere che ferma tutto e recupera il pallone. Gran palla, pericolo, palla spazzata via. Recuperano palla. Palla fuori, si ripartirà con la rimessa laterale. Supera il proprio marcatore. Alza la testa e la mette in mezzo. Buono l'anticipo del difensore.
conclusione che non trova la porta, decisiva la deviazione, smette il pericolo qui, lancio morbido verso il compagno, calcio l'angolo dal quale potrebbe scaturire il vantaggio. Smette il pericolo. Tackle preciso, attacco che si interrompe. Bravo qui nell'interrompere tutto. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Pallone che supera l'idea di fondo, ci sarà la rimessa del propione. Può andare lungo sull'out a campo libero. La mette nel mezzo. Risolve una situazione complessa. Pallone molto pericoloso questo. Ottimo tempismo, interrompe la manovra avversaria. Romão. Azione che può diventare pericolosa. Si affetta e spazza via. Potrebbero portarsi in vantaggio se sfrutteranno questo tiro dalla bandierina. I tifosi avvertono l'importanza del momento e provano a trascinare la squadra verso il gol. Possibilità adesso con recupero in zona d'attacco. Libera l'area qui. Palla spazzata via, sarà corner. Buon intervento del portiere. E il pallone va dentro nonostante la prima grande risposta del portiere. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. C'è stata la deviazione, l'arbitro assegna la touche, la rimessa con le mani. Ci sarà un minuto di recupero. Sceglie la soluzione profonda. La spazza lontana. Fischia l'arbitro e manda le squadre a riposo al termine della prima frazione.